Dio è misericordia, testimoni in nome di Dio, di martedì 24 maggio e mercoledì 25 maggio 2016 presso l'Aula Magna Emidio Spogli dell'Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum di Roma ha fornito l'occasione per dibattere sul significato della misericordia, dell'impegno per i poveri, dell'operato pastorale nel mondo. Il Camillianum quest'anno ha scelto di riflettere sull'identità misericordiosa di Dio in preparazione al Giubileo dei Malati. E quest'anno abbiamo voluto riscoprire il volto misericordioso di Dio e vedere in che modo è bene approfondire antropologicamente la bellezza della persona umana a partire della rilettura della identità di Dio. E in questa prospettiva abbiamo cercato di mettere in luce come sia un paradigma per l'uomo la cura con cui Dio stesso avvolge la persona umana e come questa cura sia un modello per il mondo della salute e soprattutto per l'operatore sanitario. E quindi l'approfondimento che è stato fatto in due giorni era per permettere agli operatori sanitari, agli studenti, di scoprire la misericordia divina come un paradigma dell'agire nel mondo pastorale della salute. Sì, beh, questo è un po' lo scopo anche del Camillianum, cioè questo discorso della formazione naturalmente rientra come in ambito accademico, però ecco, quando si intende formazione, specialmente in questi ambiti, naturalmente non si intende tanto una formazione di nozioni, che pur altro servono chiaramente, però serve anche una formazione del cuore, ecco, cioè dovrebbe, questi corsi qui sono formazione del cervello ma formazione del cuore. Perché poi il lavoro, il ministero, chiamiamolo anche lavoro pastorale, porterà poi a contatto con persone che sono anche persone sofferenti, ecco. Anche se io sono convinto che siamo tutti sofferenti, cioè quando noi anche parliamo di azione di guarigione di Dio, eccetera, stiamo attenti a considerare solo il malato che si vede che è malato, perché in fondo la guarigione che Dio porta è proprio la prova di Dio in un mondo malato fondamentalmente. Abbiamo parlato di questo nostro chierico, studente venerabile, servo di Dio, riconosciuto da Papa Francesco come appunto ha vissuto in modo eroico le sue virtù. Bene, per essere molto in sintesi e anche diciamo in sintonia con quello che ha detto appunto il nostro caro padre, la formazione. Ecco, allora, in poche parole, benissimo, questo è un ragazzo che muore a 21 anni. Vita diciamo religiosa forse intensa, si può avere soltanto l'anno di noviziato, i primi due anni con i voti semplici nostri appunto, quindi non è che ha studiato teologia, ha appena iniziato la filosofia alla gregoriana. Allora da dove gli viene questo? Come riconoscono appunto i censori del processo eccetera? Senz'altro ha avuto un grande ascolto, cioè la sua, ecco, l'anima sua era disponibile, aperta al Signore, allo Spirito Santo, con l'aiuto appunto dei confratelli che lo aiutavano nella formazione. Ho messo l'accento sull'aspetto che noi ci siamo alla vigilia del 68, grande appunto disastro, bufera sia nel campo civile che nel campo religioso, sappiamo quanti poi sacerdoti sono persi, anche i suoi confratelli sono persi per strada. Allora ecco, questo cosa vuol dire appunto? È un segno di speranza, ho voluto appunto mettere fortemente l'accento sul segno di speranza. Anche oggi non abbiamo una grande crisi vocazionale eccetera, no, ci sono questi momenti, Dio quando vuole li suscita come vuole. È importante che ci sia l'albero buono, che è San Camillo col suo carisma, gli agricoltori, ho messo l'accento, una figura un po' così, e sono i padri in quel momento, i formatori. Allora ho messo anche quest'altro accento, ho messo in evidenza che Nicolino D'Onofrio, che è appunto di questo seminario romano, ma è un dei camminiani di tutto il mondo, cioè del camminiano che sta in Australia, che sta in Africa, che sta in Brasile, perché è Camillo che sta alla base. Beh, la formazione è una cosa determinante, oggi lo vediamo sempre più, perché il mondo diventa sempre più complesso e noi cambiamo anche così rapidamente, sia come interessi, come gusti, come mode, eccetera.
Quindi innanzitutto è necessaria perché cambiano le realtà, cambiamo noi interiormente, cambiano gli altri, cambiano i destinatari delle nostre attività. Ma vorrei dire che poi cambia anche la storia umana, perché è Dio stesso che ci trascina sempre verso un oltre. Se ci trascina verso un oltre, la paura di Dio non è tanto la mia caduta, ma che sia che io rimanga seduto dopo la caduta e non mi alzi più. Dio non si preoccupa degli errori e delle cadute, si preoccupa quando uno si blocca. Allora oggi la cedi appunto a questa indolenza spirituale, questo non voler cercare di andare oltre e capirsi e capire gli altri meglio, questo è uno dei punti più critici della società nostra e quindi anche del nostro ministero religioso, spirituale, cristiano, ecco. Sì, credo che oggi la vita della Chiesa deve essere in grado di dare una grande testimonianza, cioè che il suo intervento fa sì che davvero l'uomo sia curato sempre. Oggi c'è una grande preoccupazione in cui si pone la distinzione tra curare e guarire. Molti pensano che i due termini siano coincidenti, in realtà non è così, e la Chiesa deve farsi carico di dare una testimonianza di come, a partire dall'esperienza di Gesù e la sua presenza nella storia, anche la Chiesa deve imparare sempre di più a impegnarsi a curare sempre la persona, soprattutto in questo contesto in cui le possibilità e le potenzialità di una vita, di prolungamento della vita, si impone di una maggiore consapevolezza che non sempre l'intervento terapeutico è sufficiente, ma occorre una condivisione anche della comunità, in modo tale che la persona si senta sempre accolta in tutti i momenti della sua esperienza di vita. E allora l'agire ecclesiale oggi è molto più complesso e bisogna portare la presenza della pastorale della salute in tutte le comunità cristiane, perché molte volte, soprattutto i nostri anziani, fanno molta fatica a sentirsi parte attiva della vita della Chiesa, perché non possono più partecipare per tanti motivi alla vita ordinaria, ma questo non significa che non sono parte attiva della vita della Chiesa. Ecco, si tratta di guardare la pastorale della salute un po' in prospettiva, ma diventa sempre più urgente unire insieme il momento dell'assistenza, ma anche il momento culturale, perché la comunità cristiana deve sempre di più essere consapevole che il tema della cura è un tema fondamentale per il futuro della società. Cerchiamo di tradurre coloro che hanno le mani in pasta, di riferire in che modo la misericordia si traduce nei diversi contesti delle realtà umane, in modo che la carità sia un'espressione autentica della misericordia. La prima cosa che dirò è che metto a disposizione un libro che ho mandato anche a Papa Francesco, Carezza di misericordia, quindi già il mio contributo che do a chi lo vorrà. Secondo momento io cerco di fare un passaggio tra Cristo che muore e la misericordia che diventa una risurrezione per le persone che avvicino. Io ho più di 20 comunità, per cui siamo organizzati in modo tale che facciamo un certo tipo di ascolto profondo dopo esserci preparati nella preghiera, per cui diventa un ascolto non soltanto il valore psicologico, ma il tentativo di entrare profondamente nel conoscimento, nella conoscenza di queste persone, per riuscire a capire soprattutto le cose meravigliose che si nascondono nelle varie povertà. Io sono qui per parlare soprattutto di un progetto che la comunità di Sant'Egidio ha messo in piedi da qualche tempo, che è il progetto dei corridoi umanitari. Cioè, significa far venire rifugiati e profughi dalla Siria, dal Medio Oriente e poi anche dall'Africa, evitando i viaggi della morte, e quindi con un progetto che permette loro di scappare dalla guerra, di essere accolti in Europa, ma senza il terno al lotto, diciamo così, o il tunnel della morte, che è il passaggio al Mar Mediterraneo.
Questo si sposa chiaramente bene con una chiesa in uscita, una chiesa che mette la misericordia al centro della sua azione concreta, perché la misericordia è concretezza. La parabola del buon samaritano ci insegna che per usare misericordia e viverla pienamente bisogna fare una serie di azioni concrete che partono dall'accorgersi del bisogno, ma che poi si traducono in gesti e in fatti concreti per la salvezza dell'uomo.